come abbiamo avuto l'opportunità anche noi, 2 anni fa, 3 anni fa, non mi ricordo, che un mio collega mi aveva quasi donato sai, l'aria condizionata, quelli portati col tubo, e me l'ha regalato per 50 euro, non l'ho mai usato. Praticamente è stato un regalo, perché costa più di 200-300 euro, una roba lì. È una benedizione, infatti stiamo, la sera stiamo tappati tutti nella camera, 4, quindi potete immaginare il letto. Però che bello, fratelli, perché uno gioisce anche con i bambini. Però era una mattina, mi sembra, no, ieri, venerdì mattina. Erano le 3, fratelli, non riuscivo a dormire. No, era sabato mattina, perché era la notte del venerdì. Sì, sabato mattina. Prima di iniziare la Vacation Bible School, era praticamente alle 3, non riuscivo a dormire e mi sono alzato e sono andato in cucina. Era un caldo orrido, mamma mia, sembrava di stare in mezzo al deserto, però di sera e di notte fa freddo, magari. Sembrava di stare in una palude, una roba, era così umido, ma umido, fratelli, che non si poteva spiegare. E dico, signore, dico, proprio sveglio, ci lavo in testa, sì. Mi sono alzato e mi sono andato in cucina. Ho bevuto un po' d'acqua, mi sono messo seduto e ho aperto la parola. E mi esce un verso interessante che voglio condividere con voi, che è in seconda, no, prima Tessalonicesi, dovrebbe essere. Capitolo 2. L'Apostolo Paolo praticamente ha scritto questa lettera ai Tessalonici e esprime veramente quello che è come se noi non ci siamo visti per un tempo, poi vado via, oppure il pastore va via. E ci scrive da tutta un'altra parte, dice, fratelli, sapete, volevo venire per trovarvi, quello che sia, quello che era. E ricorda un po' di quello che avevano vissuto insieme. E in più la cosa che mi ha toccato molto di più è stata l'ultima parte, che quella dovrebbe essere una parte che dovrebbe toccare un po' a tutti, ma per il discorso, per un solo discorso. Perché noi siamo qui, questa non è la nostra casa. A parte uno. Per quel poco che viviamo, fratelli, perché il tempo passa veloce e uno si rende conto, più passano gli anni, più si rende conto che il tempo passa veramente rapido, la vita è qualcosa veramente di velocissimo. E quindi per il tempo che viviamo qua, per quel breve tempo che viviamo qua, l'unica nostra preoccupazione, l'unica nostra concentrazione, l'unico nostro vanto dovrebbe essere veramente il nostro investimento, fratelli, nel regno di Dio. Amen. Ma il regno di Dio, a parte il nostro Signore, è veramente quello che noi facciamo per i fratelli e le sorelle che abbiamo intorno a noi. La fratellanza. Quanto è bello e quanto è buono quando i fratelli sono insieme, no? E quanti di noi hanno praticamente, da quando ci siamo conosciuti come famiglia in Cristo, quanti di voi dispiacerebbe se non ci vediamo più, oppure se è un momento che uno deve partire, può essere una partenza permanente, può essere una partenza momentanea. Però immaginate quello, fratelli, quando tutte le riunioni che abbiamo fatto in casa, noi come Chiesa di Torino forse abbiamo qualcosa di unico in tutto il mondo, un bell'archivio fotografico, un bell'archivio video, tanta roba, fratelli, che se ci mettiamo oggi a spulciarlo senza fermarci, io penso che arriveremo l'anno prossimo a quest'ora e ancora non abbiamo finito. Però in tutto questo c'è la nostra testimonianza e la nostra traccia che ognuno di noi ha fatto e ha contribuito un pezzo della storia della Chiesa di Torino, non per un momento, ma per sempre. Perché Amen, alleluia. tutti conosceranno i tempi di quando la sorella Gianette si è sposata con il pastore, poi c'è stata la vostra parte, poi c'è stata la parte di Carlos e Miriam, poi c'è stata la parte dei fratelli Montanaro. È stata la parte di tutti quelli che sono venuti in chiesa, che io a volte non fosse neanche conosciuto. C'è stata la parte dove gente che è arrivata in chiesa e ha contribuito veramente all'opera del Signore,
mettendo mano, mettendo preghiera, e tutto quello, e quello io penso che il Signore ha nelle sue mani anche per quelle anime che si sono perse, che per il momento, io prego che sia sempre momentaneo, perché fratelli, io prego che il Signore possa dare l'opportunità che questi fratelli che non ci sono più, che possono avere questa opportunità di ravvedersi e tornare a casa. Perché la cosa più brutta, fratelli, non è il fatto che uno qua non si possa vedere, la cosa più brutta è la pena dell'inferno. Perché se questa settimana questo caldo era orribile, io penso che era il frigorifero dell'inferno, la cella frigo dell'inferno, per farvi capire. Quindi immaginate una sofferenza perenne per tutta l'eternità. E non c'è cambio. La parola di Dio dice che non ci sarà cambio, quindi una volta che si va lì ed è finita. Questo, fratelli, è quello che mi ha colpito, perché l'Apostolo Paolo poteva parlare dei Tessalonicesi. Lui dice: voi siete il mio vanto e la mia gloria. Voi siete il mio vanto e la mia gloria. Quanti di noi veramente possiamo parlare con vanto e gloria di ognuno di noi che siamo qua? Per dire: la mia chiesa è il mio vanto e la mia gloria, perché sono i miei fratelli. Quando uno, anche quando uno non si può incontrare con i fratelli per dire: guarda che c'è un popolo in Torino che loda il Signore, che glorifica il Signore, che ha i problemi, perché ognuno di noi ha problemi, fratelli. Ognuno di noi ha delle situazioni particolari, ognuno di noi ha il suo percorso con Cristo, ha il suo percorso con Dio, però la cosa più bella è che per dire: sì, ma io mai mi dimenticherò dei miei fratelli. Amen. Mai mi dimenticherò delle mie sorelle, perché loro sono il mio vanto e la mia gloria. In che senso, fratelli? La testimonianza che ognuno di noi porta davanti al mondo. Mai, e questo è importante, fratelli, davanti al mondo mai criticare o giudicare a un figlio di Dio. Perché? Perché ti stai praticamente offendendo te stesso. Ma il motivo qual è? Il motivo è che se quelli del mondo che ti parlano male con fratelli, e noi gli diamo anche una mano, praticamente non stai facendo altro che sputare nel tuo piatto dove tu mangi. Sai quante persone io conosco che aziendalmente, dove sono in posti di lavoro veramente importanti, e sputano nel piatto dove loro mangiano? Quella è la cosa più brutta. Eppure quell'azienda lì ti permette di avere una vita normale, ti permette di avere una macchina, ti permette di avere il sostentamento giornaliero per mangiare, ti permette di poter andare in vacanza per quelli del mondo, per farsi la sua loro fede. Eppure con tutto questo, fratelli, sputano nel piatto dove loro mangiano, maledicendo i posti di lavoro dove sono e andando malvolentieri al posto di lavoro dove sono. Questa è un'attitudine che deve essere ben lontana, prima di tutto, nella vita normale che praticamente si possa avere giornalmente, ma specialmente in chiesa. Perché quando uno sta criticando, quando uno sta parlando male di un altro fratello, di un'altra sorella, non sta facendo altro che sputare nel piatto dove noi siamo. E questo, fratelli, voglio leggerlo con voi, perché mi ha colpito questa esortazione che ha fatto Paolo. Io penso che siamo qua abbastanza maturi tutti quanti, che siamo abbastanza ammaestrati, dovremmo avere la cintura di Karate Kid 4 sul non, come si dice, di non sparlare, di non criticare, di non parlare male. Penso che abbiamo abbastanza carne da poter andare avanti per mesi e mesi e mesi per quello che abbiamo ascoltato su questo argomento. Però quello che voglio enfatizzare con voi in questa mattina è il discorso è che, fratelli, la Chiesa di Cristo deve essere tanto per noi e parlarne con orgoglio, con fierezza, per dire: Amen. fratello Orlando, il fratello Carlos, la sorella Miriam, la sorella Flor, e Bruno, il pastore Enzo, tutti quelli che noi conosciamo, per dire: quelli sono uomini di Dio. Amen. Fino a quando morte non ci separi, fratelli miei, fino a quando morte non ci separi. Perché? Perché questa qua sarà una grande benedizione per ognuno di noi. Ci saranno Sanballat che ci prenderanno? Sì. Ci saranno contese? Sì. Critiche? Sì. Critiche?
però la Chiesa di Cristo splenda sempre, Amen. che possa sempre risplendere al momento giusto e al posto Amen. giusto, sempre, ed è sempre in vittoria. Quindi, fratelli, cosa voglio dire? Che praticamente, che quando noi parliamo di noi stessi, stiamo parlando dell'eccellenza che il Signore ha preso praticamente cura di noi. Come ha preso cura di noi? E quando abbiamo avuto l'opportunità di poterci ravvedere, abbiamo avuto questa bellissima, meravigliosa opportunità di condividerle con chi sono intorno a noi. Però a volte nelle varie situazioni, nei vari cammini, ci sono Sanballat che si mettono in mezzo a noi. Quanti di voi conoscono la storia di Neemia? La storia di Neemia, tutti la conoscono. Neemia gli suscitò nel cuore di poter ricostruire le mura di Gerusalemme perché le vedeva rovinate, nessuno faceva niente. Ognuno di voi, sicuramente il Signore vi darà un desiderio di poter fare qualcosa per il regno di Dio, ma non sarà Amen. facile, fratelli. Perché? Perché tu stai facendo un qualcosa che contribuisce all'opera del Signore, che contribuisce a costruire le mura del Signore, a costruire quelle mura di Gerusalemme, a portare anime a Cristo, Alleluia. alla salvezza. Però ci sarà sempre un re, un Sanballat, che ti darà fastidio, che ti metterà in difficoltà, che potrà mettersi di mezzo, che potrà veramente, come si dice qua, mettere i bastoni fra le ruote, perché non è facile. Non è facile perché succederanno situazioni dove ti distrae, dove il nemico vuole distrarti dalla Amen, missione che ti ha alleluia. dato, succederanno delle situazioni bruttissime o di fraintendimenti, a volte anche tra di noi può succedere quello, perché il nemico non è altro che è il maestro della confusione. A lui piace mettere le mezze verità con la confusione, in modo che noi possiamo azionare il nostro ragionamento e perdere praticamente quello che è la visione. E andando nel ragionamento, fratelli, perdiamo il filo che il Signore ci ha dato. Se il Signore ci ha dato una direzione, andare verso quel cancello, il nemico farà tutto il possibile per farti svoltare in quella porta lì. Perché per lui dire, se tu arrivi a quel cancello, arrivi all'obiettivo, al target. Invece quella porta lì ti fa andare in un'altra posizione dove il Signore non ti ha detto di andare lì. E forse per arrivare a quella porta lì, entrando a quella porta, poi per arrivare a quel portone lì, devi fare tutto il giro, le scale, scendere le scale, aprire la porta, fare il giro del palazzo e arriverai di nuovo a quel portone. Però ci metteremo più tempo. Amen. Ci metteremo, saremo esposti più a un, come si dice, a un loro più duro, forse, per arrivare a quello. Però, fratelli, l'importante è che la nostra visione rimane una e unica, in modo che noi possiamo rimanere focalizzati nel Signore. E qua in Prima Tessalonicesi, capitolo 2, dice: voi stessi, infatti, fratelli, sapete che la nostra venuta fra voi non è stata vana. Ma dopo aver prima sofferto e aver ricevuto oltraggi a Filippi, come sapete, noi abbiamo avuto il coraggio del nostro Dio di annunciarvi il Vangelo in Dio in mezzo a tante lotte. Per dire, fratelli, tanti sacrifici sono stati fatti per tante città. Però noi vogliamo dire che non sono state vane. Abbiamo avuto molte opportunità, molte visite, abbiamo avuto praticamente, siamo stati in molti paesi e in molte regioni in questa nazione, ma ogni volta che siamo andati a Milano, come siamo andati a Genova, quanti di voi si ricordano quando siamo andati a Genova? Ogni tanto mi compare la foto, mi ricordo di quando andavamo a quell'hotel e ci abbiamo fatto la foto tutti gli uomini su quel balcone che si vedeva il porto. Non so se vi ricordate, che c'era quella nave fatta in costruzione piccola in legno, che era l'Hotel Savoia, non mi ricordo se si chiama così. E praticamente quello non è stato un sacrificio per ognuno di noi, perché se andiamo indietro forse qualcuno non poteva venire perché non aveva soldi del biglietto, qualcuno non poteva venire perché forse non stava bene, oppure volevamo andarci ma è uscito un impegno di lavoro. Però quella lotta che siamo andati lì e abbiamo pregato, abbiamo lasciato un'impronta lì, non va vana. Anche se non lo vedremo adesso, fratelli, forse nella prossima generazione uno dei nostri figli andrà lì e pianterà. Oppure prima della nostra generazione qualcuno si muoverà a favore, Dio muoverà il cuore di poter farci partire e andare qualche coppia a Genova e stabilire un'opera. Quante volte siamo andati praticamente a Cuneo, quante volte siamo andati in giro per tutto il primo mondo. Quelle non sono lotte
Vale. Oppure quante volte abbiamo dovuto fare una riunione a casa di qualche fratello e ci sono stati compartimenti per dire quello non va a bar, non va perso, quello non è un lavoro che il Signore dimentica, quello non è un lavoro che deve scoraggiarvi a ognuno di voi, anzi, vi deve praticamente, grazie fratello, vi deve praticamente darvi animo perché il Signore non lascerà nulla di quello indietro. Chissà cosa aveva passato Paolo a Filippi per arrivare da questi qua e poter annunciare l'Evangelo, e nella mentre stava annunciando l'Evangelo, anime stavano ricevendo questa lettera. Immaginatevi se i fratelli lì si scoraggiavano e non andavano. Mai sarebbe stata scritta questa lettera, ma Dio sapeva tutto il piano. La nostra esortazione infatti non è preceduta da inganno né di impurità né è stata fatta con frode. Il Vangelo che noi conosciamo, fratelli, tutto quello che noi predichiamo non è per un interesse personale. Noi non veniamo o non andiamo a casa di persone per poter ricevere un favore da quella persona oppure poter ricevere qualcosa in cambio per l'Evangelo. No, ma il nostro deve essere un lavoro che noi facciamo per un solo scopo, per noi essere salvi e due, per portare la salvezza a quella coppia o quell'anima che deve arrivare. Non infatti, ma come siamo stati approvati da Dio? Quando noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, quando noi ci siamo ravveduti nel Signore, Dio ti ha approvato, ti ha dato, quando tu ricevi lo Spirito Santo, tu hai avuto l'autorità di Dio. Tu hai l'autorità di Dio. Cosa significa? Che se tu hai uno strumento, Dio te lo fa utilizzare. Non ti sei appropriato di uno strumento non tuo. Non è che tu sei andato e hai rubato la paletta della polizia municipale e vestito come siamo vestiti adesso ti metti in mezzo alla strada a fermare le macchine. Nessuno ti ha investito. Nessuno ti ha dato l'autorità, quindi nessuno ti ascolta, anzi forse qualcuno tenterà di fermarsi, ma poi capisci che c'è qualcosa che non va e va via. Però quando il Signore ha dato lo Spirito Santo, quando Dio ti ha dato l'evidenza anche di parlare in lingue, Dio ti ha dato l'opportunità e la possibilità di essere investito di un'autorità che nessuno può toglierti, a meno che l'unico che può toglierti sei tu stesso. E qua dice, ma come siamo stati approvati da Dio da esserci affidato l'Evangelo, così parliamo non in modo da piacere agli uomini, ma a Dio che prova i nostri cuori. Qui si parla di quel discorso di quando qualcuno cerca di zuccherare l'Evangelo, no? Cerca di mettere lo zucchero con l'Evangelo. Molti non parlano neanche più del peccato, non parlano neanche più della santità, molti non vogliono neanche più si parla neanche dell'inferno. E quindi sembra molto fa. Io, noi abbiamo partecipato, abbiamo avuto l'opportunità io e mia moglie di andare a un concerto gospel, con il permesso del pastore, siamo andati a Venaria, mi sembra che era. Era un concerto, fratelli. E c'era un coro americano che arrivava qua in Italia, a spese proprio, fratello mio, con proprio l'orchestra. Quindi loro facevano tutto col violino, e noi siamo stati là. Era una chiesa questo posto, era un locale grande, un capannone grande, di fronte allo stadio. E praticamente la gente c'era. Però fratelli, a me colpiva tantissimo come suonavano questi personaggi. Proprio c'era proprio il maestro che suonava, toccava. C'era gente che suonava il violino, il piano, il tamburo, c'era di tutto lì, c'era un'orchestra completa e si sentiva benissimo. Però fratelli, quando avevano suonato a mezzo inglese, avevano suonato un altro canto che conoscevo da prima, e la cosa più che mi aveva colpito è che ogni volta che finiva il canto questi applaudevano, però si vedeva che l'applauso era fatto per come era suonato, e poi per farvi dire, non è per criticare, però c'era tanta di quella libertà per dire che se tu prendevi queste persone e le vedevi in mezzo alla strada non avevi la possibilità di riconoscere se erano figli di Dio, perché erano praticamente come gente del mondo o un hobby in più, come se Dio fosse un hobby, come se andare alla domenica in chiesa un hobby o un compromesso in più. L'Apostolo Paolo dice: noi infatti non abbiamo mai fatto uso di parole di adulazione, come ben sapete, né di alcun pretesto di avidità. Dio ne è testimone.
e non abbiamo cercato gloria degli uomini né da voi né da altri, pur potendo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo. Loro dicono, per tutto che noi abbiamo l'autorità e potevamo far valere la nostra autorità come apostoli di Cristo, non abbiamo avuto quell'atteggiamento. Quindi erano persone mansuete, erano persone umili, erano persone che si prendevano l'offesa, non dicevano niente, però quando erano da soli piangevano davanti a Dio, pregavano davanti a Dio affinché quell'anima potesse capire cosa stava succedendo. Ma siamo stati mansueti tra voi, come una nutrice che alleva teneramente i suoi bambini. A volte i bambini piccoli si girano e vi vogliono dare, come se voi vi dabbiano uno schiaffo, oppure fanno una reazione che è come se loro volessero sopravvalere sulla vostra autorità. Però noi genitori, con pazienza, no, non si fa, guarda che questo non va bene, e con pazienza li ammaestriamo. E così dice l'Apostolo Paolo, io con pazienza vi ho ammaestrati. Ho aspettato il tempo che voi poteste capire quello che potevamo fare, no? Così, nel grande affetto che nutrivamo per voi, eravamo disposti di comunicarvi non solo l'Evangelo di Dio, ma anche la nostra stessa vita, perché ci eravate divenuti. Che bello. Invece l'Apostolo Paolo che poteva condividere con il fratello che era lì e diceva, guarda, non solo l'Evangelo, però vuol dire, guarda fratello, questo con me, aiutami a pregare. Ho un parente lì che non vuole ascoltare la parola di Dio, oppure ho lì, immaginate, si era creato quel rapporto bellissimo che solo Dio può instaurare quel rapporto, solo Dio può farlo, non è un qualcosa che si può creare artificialmente, perché fratelli voi sapete, ci sono persone che quando voi le conoscete neanche riuscite a dirgli niente, neanche A, B, C, D. Rimanete così, cercate di, a volte fate anche fatica a parlargli, no? Dico, adesso gli dico qualcosa, vedo se riesco a... Succede. Però quel rapporto solo Dio può cambiare, solo Dio può instaurare quel rapporto. Voi fratelli vi ricordate infatti quella nostra fatica e travaglio, come lavorando giorno e notte per non essere diviso nessuno di voi, abbiamo predicato tra voi l'Evangelo di Dio. Voi siete testimoni e lo è anche Dio, giustamente senza biasimo verso di voi che credete. E sapete anche che, come fa un padre con i suoi figli, noi abbiamo esortato, consolato e scongiurato ciascuno di voi. E camminare in modo degno di Dio che vi chiama a suo regno e gloria. Anche per questo non cessiamo di rendere grazie a Dio, perché avendo ricevuto da noi la parola e la predicazione di Dio, l'avete accolta non come parola di uomini, ma come veramente quella parola. Quando qualcuno vi ha parlato dell'Evangelo, voi l'avete accolta non perché l'ha portato un uomo, ma l'avete accolta perché voi sapevate che quella parola veniva direttamente da Dio. E ogni giorno che ascoltiamo la parola di Dio è così. Ogni giorno noi dobbiamo vedere non chi la sta predicando, ma che messaggio, se voi sentite che il messaggio arriva da Dio, voi accetterete quelle parole, non chi sta portando il messaggio, ma direttamente da Dio. Ecco perché è importante che la parola sia una parola vera, perché se la parola non è una parola che praticamente vi tocca il cuore o vi parla la vostra situazione, è un parlare tanto per parlare. Anche quando si suona, anche quando c'è la musica di Dio, a volte la musica si suona tanto per suonare. Ma quando è fatto che tu stai lodando, stai glorificando il Signore, è una musica che tu stai facendo verso Dio. E quella, fratelli, vi garantisco che tocca il vostro cuore. Anche per questo, voi infatti, fratelli, siete diventati imitatori delle chiese di Dio che sono la Giudea in Cristo Gesù, perché anche voi avete sofferto da parte dei vostri connazionali le medesime cose che si hanno sofferto da parte dei giudei. Tutto questo, fratelli, sai cosa succede? È che noi possiamo diventare modelli per altre chiese. Perché quando la nostra testimonianza brilla, le altre chiese che sono stabilite in tutta Italia e tutto il mondo possono dire, guardate che la chiesa di Torino sta soffrendo una situazione difficilissima, però il Signore li sta aiutando. Però il Signore, perché? Perché noi siamo qui a difesa dell'opera di Dio. Ecco perché dico, è controproducente sputare nel proprio piatto.
Quando noi perdiamo tempo a criticarci l'un l'altro, ma il ministro è così, ma il fratello fa così, ma il fratello vede che non viene puntuale in chiesa, ma vedi che quello è così, è controproducente. Piuttosto preghiamo l'un l'altro. Perché? Perché quello che succede qui, succede in Pontedera, succede a Roma, succede a Cesa, succede a Napoli, succede a Miami, succede a Londra, succede a Siviglia, succede in tutte le parti del mondo. Perché? Perché è l'opera di Cristo e a Dio gli piace che sia così. E a Dio gli piace che la sua opera vada avanti anche in mezzo alla sofferenza. Perché? Perché lui ha sofferto, perché lui ci ha comprati, perché lui ci ha praticamente riscattati col suo sangue e lui ce l'ha detto, non sarà rose e fiori. Non è che adesso voi siete convertiti, siete miei e nessuno vi tocca. No, ma sarà un cammino difficile. L'Apostolo Paolo diceva, la corsa che dobbiamo correre deve essere una corsa praticamente di arrivare fino al traguardo. Non possiamo correre veloci i primi 100 metri e poi stancarci. E lui stesso dice, io stesso mi devo stare attento per finire la corsa. E non sta parlando un pinco pallino qualsiasi, sta parlando l'Apostolo Paolo, quello che ha scritto tre quarti della parola di Dio, quello che ha portato la testimonianza di Cristo a tutti i gentili e non si è fermato e ha dato praticamente testimonianza fino davanti all'imperatore, che l'imperatore in quel momento era la massima autorità di tutto il mondo vecchio, l'America non c'era, quindi se possiamo parlare della Spagna fino all'Asia. E l'Apostolo Paolo diceva a questi suoi fratelli, diceva, voi state soffrendo un qualcosa, ma non parlava del mondo, parlava dei suoi stessi connazionali, quindi praticamente stava parlando dei giudei che non avevano creduto in Gesù Cristo, e stava parlando di alcuni fratelli loro stessi, dicendo, i quali hanno ucciso il Signor Gesù e i loro profeti. Fratelli, noi stessi uccidiamo il nostro Signor Gesù Cristo ogni volta che noi rinneghiamo il Signore. Noi stessi, noi fratelli, la stessa Chiesa, con il nostro comportamento, uccidiamo il nostro Signore Gesù Cristo. E nell'uccidere il nostro Signore Gesù Cristo, uccidiamo anche quelli che seguono il Signore Gesù Cristo. E a volte parliamo in modo che se quel fratello è debole nella fede o quel fratello ascolta il nostro parlare, si allontana dalla fede. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini, impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati, per colmare continuamente la misura dei loro peccati o l'ira della loro arrivata al culmine. O noi fratelli, privati di voi per un breve tempo, di persona ma non col cuore, ci siamo maggiormente preoccupati, spinti da un grande desiderio di vedere il vostro volto. Perciò abbiamo voluto, almeno io e Paolo, non solo da un ben due volte venire da voi, ma Satana ce l'ha impedito. Si vede che Paolo voleva raggiungere questi fratelli, ma c'era qualche sambalat che si è messo di mezzo e non le ha voluto farlo praticamente arrivare. Quale infatti la nostra speranza o gioia o corona di gloria? Non siete proprio voi davanti al Signore nostro Gesù Cristo alla sua venuta? Voi, questo è quello che mi ha squarciato il cuore, voi siete infatti la nostra gloria e gioia. Un giorno, forse adesso perché ci vediamo tutti i giorni, ma un giorno, forse ci vedremo poco o ci vedremo poche volte, o quello che il Signore deciderà, noi ci ricorderemo e ci cercheremo e diremo, voi siete stati la nostra gioia e il nostro onore. Perché? Perché forse ci separeremo per un breve tempo, che breve tempo sarà la nostra vita, ma poi ci rivedremo lì. La nostra speranza, va bene. Il nostro, a volte anche io e mia moglie, quanti ci mancano a volte i fratelli che sono giù, però loro sono i nostri fratelli e siamo cresciuti con loro, siamo andati avanti con loro, abbiamo passato tante battaglie con loro. Non ci rivedremo sempre, quando ci vedremo ai convegni, quando ci vedremo alle riunioni, siamo gioiosi, fratelli miei. Però sempre
sempre la mia preghiera è con loro. Perché? Perché forse non ci vedremo qua, sarà breve, ci vedremo nel campo del Signore, ci vedremo dall'altra parte. Quindi è molto importante, fratelli miei, è che tutta l'opera, tutto quello che il Signore ci sta facendo fare in Torino e che sta impattando anche il resto del mondo, non è un'opera vana, non è un'opera nulla. Anzi, ci deve spronare a continuare, che questo possa andare avanti giorno dopo giorno, senza mai fermarci, senza mai pensare che la Chiesa di Cristo sia la Chiesa che sia finita. Anzi, ricordatevi che la Chiesa di Cristo è sempre vincitore. E chi perde è il nemico. Il Signore mai ha perso una battaglia e mai perderà una battaglia. Amen. Così, aspettando Mario Sono la con la 11. famiglia, E lui sapeva che era il punto delle pensa di 10. no. No, è 11, ma era che è stato pieno. Sì. Sì, si diceva. Vabbè. Allora iniziamo da Sì, capo. te. Amen, fratelli, Dio vi benedica. Questo capo. Fratello Mario, Dio ti benedica. Il buon tempo. Il buon tempo.